si è occupato di co-condurre, quindi di condurre insieme al buon Carlo Conti il Festival di Sanremo 2016. Sto parlando del buon Gabriel Garco. Gabriel Garco, il grande attore italiano, si è speso nella conduzione, nella co-conduzione, ripeto, con Carlo Conti, questo Festival della Canzone Italiana 2016. Un Gabriel Garco che per molte donne, molte ragazze sarebbe stato all'altezza della situazione, sarebbe stato veramente un maestro, un uomo bellissimo a livello estetico, perché alcuni lo avrebbero identificato come un superuomo, un uomo veramente bello, bellissimo, affascinante, piacevole, sexy, incantevole, insomma, ma che per tante altre sarebbe stato invece un non bello. Molte infatti lo avrebbero, per così dire, etichettato come non il Gabriel Garco che conoscevano, ma l'avrebbero etichettato come un Gabriel Garco che si sarebbe a loro dire rifatto. In realtà non si è rifatto, Gabriel Garco infatti è quello di sempre, probabilmente è cambiato, ma sarebbe cambiato secondo la mia opinione per un problema di salute. Beh, che dire, Gabriel Garco si dimostra sempre in ogni circostanza un grande attore, un grande personaggio, ha co-condotto questo festival riuscendo alla perfezione nell'impresa, si è utilizzato, si è speso nella conduzione completa, sapendo ben interpretare quelle che sono le richieste di un pubblico, quello dell'Ariston, sempre più esigente. Complimenti dunque a Gabriel Garco, il video termina qua. Una co-conduzione perfetta sicuramente. Gabriel Garco a me piace molto come attore, però secondo la mia opinione in questo festival poteva tirarsela di meno. Chiaro, era mia semplice opinione, tengo a specificare, questa è la mia osservazione, però al di là di questo è sempre un grande attore, è sempre un grande personaggio della televisione italiana, è sempre un personaggio che sa spendere tutte le sue energie e li sa mettere a frutto, sapendo ben interpretare tutte quelle che sono le esigenze di un pubblico che vuole sempre di più. Iscrivetevi, commentate, complimenti a Gabriel Garco e usate